da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. Da diversi mesi a San Michele di Sarino il fenomeno del randagismo è diventato oggetto di dibattito nella comunità. Molti cani di diversa taglia liberamente girano da soli o in branco per alcune zone del piccolo sito irpino, come la chiesa, nei pressi del comune e lungo lo spiazzale del supermercato. La comunità è divisa al riguardo di questa situazione. Ci sono cittadini preoccupati per la loro incolumità, siccome hanno subito un'aggressione. Altri invece, pur riconoscendo l'esubero dei cani, non appaiono infastiditi dalla loro presenza. Queste sono le voci dei cittadini. Lo sanno pure al comune, sì, ai vigili, come no. Abbiamo sempre segnalato. Fateci capire bene, cioè, c'è stato detto che la notte soprattutto escono in branco, hanno morso anche qualcuno. Sì, in passato sì, è successo qualche caso. All'appello l'ho fatto al vigile del mercato qua, ma non è risolto niente. Non si è risolta la situazione, dico, ma per quanto riguarda la questione, mi sai dire se sono pericolosi? Nel senso non sono pericolosi, no, assolutamente no. Mi preoccupo quando passo vicino perché comunque sono dei cani randagi, quindi non so quale può essere la loro reazione. Ci sono alcuni cani randagi, però alcuni cani randagi, diciamo, se tu li vai ad infastidire, come dici tu, però quelli sono tutti giocarelloni, che io ci gioco con quei cani che stanno qua. Non mi hanno mai fatto del male nessuno, anzi mi aspettano qua. Questo fenomeno dei cani che abbondano a San Michele di Sarino. È un cassicurope eterno proprio. Addirittura, cioè. No, addirittura. Basta dire che hanno tentato praticamente i macchiappai 6 o 7 volte. Fortunatamente mi hanno scassato su i pantaloni. Veramente ci stanno parecchi cani, soltanto che il cane nessuno piglia provvedimento. Perché ci stanno assai proprio. Da quanto tempo ci sono qui? Su un paio d'anni. Hanno morso pure a varie persone, una signora con un pannomotorino che è d'estate, varie persone. Ho parlato con il sindaco, ha detto non possiamo fare niente perché bisogna chiamare l'asino, come hai detto tu, bisogna pagarli. Ha detto che ai tempi d'oggi per togliere questi cani dalla strada bisogna farti mordere, e solo così possiamo risolvere il problema.